Con Claudio Treggia, responsabile del RFC Academy, diamo il via a questo nuovo appuntamento settimanale che vogliamo dedicare ai nostri ragazzi del settore giovanile, che giustamente ricoprono il centro del progetto Giallorosso e magari spesso e volentieri non hanno la visibilità che meriterebbero, dato che le attenzioni sono spesso rivolte alla prima squadra. Invece il settore giovanile di fatto poi è un catalizzatore del grosso dell'attività di una società sportiva. Claudio Treggia da quest'estate ricopre questo ruolo. Io partirei da quali sono le prime impressioni di questo avvio, di questa nuova attività, di questa nuova stagione dell'RFC Academy. Beh, come tutti sappiamo, il periodo non è dei più semplici. La pandemia ha sconvolto i piani di tantissime persone, di tantissime aziende, di tantissime squadre, non ultima quella del mondo del calcio dilettantistico nel quale ci troviamo adesso. Il nostro impegno è rivolto chiaramente ad avere la massima attenzione per i ragazzi, la crescita dei nostri ragazzi, il miglioramento dei nostri ragazzi con proposte interessanti, progressive, che permettano loro di diventare costantemente migliori. Ecco, conoscere per migliorare direi che è quello che ci proponiamo in questa stagione per farli crescere sotto ogni aspetto dal punto di vista tecnico, tattico chiaramente, ma anche crescita atletica, nonché mentale. Insomma, tra le prime sfide di questo tuo nuovo ruolo c'è stato sicuramente quello di individuare quali fossero i profili giusti dei tecnici per consentire questo tipo di crescita. Cos'è che ha guidato la tua scelta in questo senso? In questo senso ho cercato di ringiovanire. Ho cercato qualità nelle proposte, ho cercato ragazzi motivati, ho cercato persone che fossero del territorio. Quindi in pratica tutti i nostri allenatori sono allenatori che vengono fuori dalla nostra città e che quindi conoscono bene il tessuto cittadino, la mentalità dei nostri ragazzi. Devo dire che al momento sono molto ma molto contento di tutti gli allenatori, di tutti gli staff che sono riuscito ad inserire nel Ravenna FC. Quest'anno sono già partiti tutti i campionati. Sembra una non notizia, ma abituati a quello che è successo l'anno scorso, in realtà lo è. Come stanno andando le nostre squadre in questo avvio di stagione? Le nostre squadre stanno andando tutte molto bene, ma non è importante la classifica, non è importante il risultato quanto la crescita del ragazzo. Poi siamo a fine ottobre, fino a questo momento siamo riusciti a svolgere tutti i nostri programmi, tutti i nostri campi di allenamento, quindi questo ci rende molto ma molto soddisfatti. Speriamo che sia così anche la parte invernale e la parte a seguire di questa stagione. Ecco, sappiamo che al di là, diciamo, di quella che è l'attività classica sul campo, stai lavorando anche fuori dal campo con gli allenatori. Non da ultimo c'è stato, diciamo, un primo appuntamento formativo per tutto quello che è lo staff della nostra Academy, se ce ne vuoi parlare e se ci vuoi anticipare se ci sarà qualche altro incontro di questo tipo. Dunque, sì, nel corso del mese di ottobre abbiamo organizzato una serata con lo staff tecnico della prima squadra, coordinato dal direttore grammatica, con la presenza di Mister Dossena, e in questa serata abbiamo affrontato i vari temi che avevo proposto all'inizio, quindi dalla costruzione della squadra alla creazione di un modello di gioco, e questo scambio di idee e di opinioni ha sicuramente giovato sia noi che credo anche alla società e anche allo staff tecnico della prima squadra. A seguire ci saranno altri incontri formativi, sicuramente parleremo del Covid, della gestione del Covid e del riconoscimento di problematiche legate a questo tipo, quindi anche aspetti mentali, difficoltà di rapportarsi con gli altri.
nonché la comunicazione. È previsto anche nel prossimo mese un incontro formativo ancora con tutti gli allenatori, ma questa volta anche con i dirigenti, accompagnatori, nei quali parleremo della comunicazione, come, dove, quando comunicare nel modo migliore, a partire dagli aspetti con i bambini più piccoli per arrivare ai termini più specifici degli allenatori di oggi. Che cos'è che potrà dare soddisfazione a te e di conseguenza a tutto il movimento del calcio giallorosso relativamente al settore giovanile? Quali sono gli obiettivi e l'augurio, l'auspicio per questa stagione? Beh, quello che dà soddisfazione a me, la soddisfazione quotidiana, è guardare, vedere, riconoscere negli occhi dei nostri ragazzi quando escono dal campo soddisfazione, fatica, sacrificio, ma anche consapevolezza nei momenti in cui magari c'è meno da gioire, tipo nella sconfitta oppure nell'errore. Guardare negli occhi e riconoscere che i ragazzi hanno dato tutto, per me questo è un grandissimo risultato. Alla lunga spero che la stagione prosegua regolarmente per tutti le componenti del nostro ambiente, quindi mi aspetto che i ragazzi allenatori, perché si tratta di ragazzi giovani nella maggioranza dei casi, portino a termine il loro compito assegnato, che è quello di far crescere al massimo e sfruttare al massimo le potenzialità dei nostri ragazzi.